Beh, buonasera a tutti. Perché questa serata al fiume? Perché l'associazione Monteporzio Cultura nelle serate d'estate presenta sempre molti libri. Io ho rubato solo l'allestimento, la locazione, che di solito viene fatta presso il circolo birraio Oltremondo. David Guanciarossa mi ha detto vai pure. E sono voluto venire al fiume. Perché Franco Barbadoro? Perché Franco Barbadoro è un grande studioso del Catria, è andato alla ricerca di carte, documenti, grande conoscitore di piante. Quindi negli anni abbiamo condiviso molte esplorazioni, ci siamo infilati anche nei buchi più strani. Quando eravamo giovani eravamo anche un po' selvaggi, adesso ci siamo calmati un po'. Così negli anni le notizie migliori arrivavano sempre dai pastori, dai boscaioli. Io ho un gran ricordo di Alberino de Capril, che ci ha fatto scoprire la famosa grotta dei Ciambotti, e ci abbiamo voluto anche molto. Lui ha raccolto tutte queste storie, queste anche leggende. Ha scritto molte cose, Le radici del Monte Catria, ha collaborato al libro di Andrea Pellegrini, del Catria, La via del Borghi, Le vie della montagna e Le vie dei castelli, Le vie degli eremi. L'ultimo lavoro è La voce del Catria. Allora, grazie Luca. Il Catria è uno scrigno di tesori naturalistici, ma anche di storie e leggende che più o meno si raccontano in tutti i paesini che sorgono alle sue pendici, però molti di questi sono in qualche modo dimenticati e quindi riuscire a trovarli non è una cosa facile e semplice. E ascoltando qualcuno della zona, anche magari incontrato casualmente in una delle tante escursioni fatte con Luca, sono venute fuori delle storie molto curiose. Alcune di queste, diciamo, combaciano con quelle che più o meno raccontiamo noi nella Valle del Cesano, ma anche in altre zone delle Marche o d'Italia. Altre sono più particolari. Una di queste è appunto la voce, e si parla di questa voce che si ode nelle parti più alte del Catria e che mi ha dato lo spunto per approfondire l'argomento dei suoni, delle voci e del rapporto tra queste popolazioni che vivevano e vivono intorno al Catria e l'ambiente del Catria. Quindi il libro è uno studio sia sulle leggende, le storie, anche storie di santi, anche storie più antiche, storie dell'Eneide, storie degli antichi romani, ma forse anche più antiche, degli Etruschi, eccetera. E in più anche il dialogo che queste popolazioni o i monaci che si sono succeduti alle falde del Catria hanno tirato fuori dialogando con la montagna. Quindi c'è la storia di Dante che parla non solo dei tuoni, ma parla anche degli uccelli che volano nel cerchio dove parla del Catria. E guarda caso è probabile che siano uccelli che noi conosciamo bene, i gracchi corallini. Oppure si parla di un santo, San Romualdo, molto famoso, fondatore dei Camaldolesi, che a Sitria, che anche questa è un'abbazia che sorge alle falde del Catria, ha fatto un miracolo molto particolare. E quindi sono tutte storie che in qualche modo dialogano con la natura e l'ambiente del Catria. E il libro raccoglie queste cose.